Montagne Sostenibili è interessata alla Longevity Run per due motivi. Primo, perché è interessata alla sostenibilità, è una quota importante della sostenibilità e la sostenibilità sociale. Degli anziani che non sono autonomi, pesano sulla società e pesano sulle famiglie, ed è una responsabilità importante quella di poter arrivare, diciamo, ad una vita longeva e attiva. In questo senso il consumo di carni è fondamentale sia durante la vita, diciamo, della prima e della seconda età, ma soprattutto nella terza età, per rimanere attivi. Inoltre gli anziani hanno una responsabilità anche nei consumi alimentari dei propri nipoti. Normalmente sappiamo che i nipoti gradiscono molto il cibo dei nonni, per cui una responsabilità di consumo di carne e carni sia fresche che conservate è fondamentale. È la seconda edizione della Longevity Run, è l'occasione sicuramente di ringraziare uno dei main sponsor, il main sponsor Carni Sostenibili. Credo che sia veramente un plus della Longevity Run, avere un partner che ci aiuta anche a far passare un messaggio di come sia importante mangiare in maniera adeguata, in questo caso mangiare e consumare proteine di origine animale in maniera sostenibile. Oggi abbiamo evidenze scientifiche chiare che le proteine di origine animale sono importantissime per il nostro organismo, sono importantissime per il nostro muscolo, per le nostre ossa, ma non solo, proprio veramente per tutto il nostro benessere. Ovviamente noi sappiamo che la dieta salutare parte dal consumo di frutta e verdura, quindi, come dire, prima facciamo i bravi, mangiamo le quote di frutta e verdura necessarie e poi possiamo aggiungere e dobbiamo aggiungere anche tutto il resto, in particolare appunto le proteine di origine animale. Questo è uno dei tanti messaggi della Longevity Run, che vuole appunto promuovere il corretto stile di vita e l'adeguata prevenzione.